Bene a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e siamo giunti al capitolo finale di questo meraviglioso gioco. Dalla distruzione del sole nero, i miei ricordi si sono spenti. Ho passato troppo tempo dall'altra parte. La mia mente viene divorata. Ciò che ne resta scompare. I miei ricordi sono confusi. Si autodistruggono. Sfuggono come un sogno al risveglio. Sto perdendo il senso del tempo. Non so più cos'è accaduto prima o dopo. Nella mia testa accade tutto nello stesso momento. È come guardare lo stesso film ancora e ancora. Un caos di immagini, è tutto confuso. Sono settimane che scrivo giorno e notte. Cerco di fissare la mia vita sulla carta. Se dimentico tutto, queste pagine saranno i miei ricordi. 3 mesi dopo l'evento, le indagini proseguono per determinare la causa dell'incidente costato 283 vite in una base militare del Pentagono. Gli esponenti del governo affermano che le autorità stanno lavorando insieme alla polizia per fare luce su questa atroce tragedia. Per il momento la CIA mi lascia respirare. Saranno troppo occupati a costruire un nuovo condensatore per pensare a me. So che non abbandoneranno mai gli esperimenti, ora che sanno cosa c'è dall'altra parte. E a dire il vero, non mi interessa. Devo ricostruire la mia vita. La mia vita senza... Per quello che riesco a ricordare, ho sempre sognato di vivere senza di lui. Libera, senza la sua presenza accanto a me. E ora il sogno è realtà. Ma non mi sono mai sentita così infelice. È come se... una parte di me fosse stata recisa. Piango tutti i giorni. È stupido, lo so. Dio, quanto mi manca. Ci sono voluti mesi. Mesi di niente, di apatia. Poi il risveglio. Sapevo che era il momento. Il momento di ricominciare. Costruire una nuova vita. Era così ovvio. In fondo l'ho sempre saputo. Mi serviva solo un po' di silenzio per ascoltare il mio cuore. Beh, una delle scelte è stata fatta, ora vedremo
un'altra scena. Mi c'è voluto un po' per capire quanto amassi Ryan. Ero stata sola e triste troppo a lungo, dimenticando cosa fosse l'amore. Siamo andati il più lontano possibile. Ho imparato ad amare ancora. A fidarmi di qualcuno, a smetterla di lottare e scappare. In poche parole, ho imparato a vivere. Ryan e io non ne abbiamo più parlato. Come se niente fosse accaduto. Come se dall'altra parte non ci fosse nulla. Come se le nostre vite fossero salve. La notte vedo cose. Cose terrificanti. Mi convinco che siano incubi, ma so che non è così. Una volta aperto il vaso di Pandora, non puoi più chiuderlo. Non sono incubi. È quello che sta per succedere. Sono già morta 2 volte. La morte non mi fa più paura. Bene ragazzi,
uno dei finali è questo qua. Giunti alla fine di questo meraviglioso gioco, che dire, spettacolare. E adesso io farò sicuramente il gameplay, cioè giocherò sicuramente per cercare di sbloccare tutti i finali, ma non penso che li metterò tutti su YouTube. Adesso vediamo, in ogni caso io li registrerò e poi vediamo un po'. Spero che vi sia piaciuta questa serie. Ho cercato di non fare come The Last of Us, che l'ho finita in troppo tempo. Infatti ho per dedicarmi ad altri giochi, portare avanti qualche serie che ho abbandonato, eccetera. Quindi che dire, beh, premetto che comunque, nulla togliendo, è bellissimo gioco, spettacolo, forse un pelino sotto a Heavy Rain, forse per il caso, per il fatto che c'è questa parte di fantasia in questo gioco rispetto a Heavy Rain, però comunque due capolavori. Quantic Dream, per quanto riguarda la lotta con The Last of Us, beh, per ora The Last of Us rimane comunque il gioco migliore che ho giocato finora nel 2013, però questo ci sta un pelino sotto. Che altro dire, beh, chi ha la fortuna di avere la PlayStation non deve farsi mancare questo titolo, che consiglio vivamente. Vi aspetto ai prossimi gameplay. Ciao a tutti da Genetic DNA.